BuzzBlog, siamo qui a Torino e siamo in compagnia di Elena. Elena ha una storia da raccontarci. Elena, prego. Allora, è una storia lunga, quindi cerco di riassumerla e di arrivare anche al punto a cui io sto cercando di arrivare anche con il comitato. Allora, praticamente io non posso usare i termini che vengono usati all'interno dei tribunali perché non sono i termini della mia vicenda. Quindi mio figlio a me è stato rapito 5 anni e mezzo fa sulla base di base una diagnosi psichiatrica che mi è stata fatta. Diciamo che io ho avuto delle difficoltà, non le nego, non le ho mai negate perché non ho bisogno di mentire su queste cose. E in qualche modo sono intervenuti i servizi sociali, sia che sono stati chiamati, sia che mi ci sono rivolta io, pensando che comunque potessero in qualche modo aiutarmi, anche se comunque la voce di popolo già girava che portano via i bambini, stai attenta, guarda che quelli con una mano danno e con 10 mani tolgono. Ho avuto per un periodo un assistente sociale che sembrava abbastanza funzionante, quindi non mi aiutava, perché io come aiuto ho preso 120 euro al mese per 3 anni su 8 anni di vita di mio figlio e praticamente quando ho cominciato fondamentalmente ad avere bisogno perché non riuscivo più a reggere tutto da sola, incluso le mie stesse scelte, perché comunque vedevo già che nelle istituzioni c'era qualcosa che non andava, anche se non avevo consapevolezza. Questa esperienza mi ha indubbiamente dato consapevolezza. E quindi niente, quando fondamentalmente mi sono trovata nelle mani dei servizi sociali ho capito che era vero, ossia noi non abbiamo niente da darti, l'unica cosa che noi forniamo è un servizio sotto tribunale, quindi con il bambino blindato, cioè tu non hai più nessun potere su tuo figlio e decidono tutto loro. L'unica cosa che mi hanno dato come aiuto sono stati degli psicofarmaci, e aiuto tra virgolette perché in realtà sono stati quegli psicofarmaci che mi hanno portato, visto che loro dicono che non sono idonea come madre, se fosse vera questa cosa, e non credo proprio, perché comunque con tutti gli errori che può fare una madre o un padre, io non ho denunce, non ho procedimenti penali in corso, quindi io non ho accuse vere. L'accusa è questo disturbo di personalità che mi è stato diagnosticato da questo psichiatra, che mi ha solo dato psicofarmaci che mi rendevano quelli madre non idonea, se madre non idonea lo sono mai stata, perché comunque mi intontivano, mi creavano dei veri problemi, e io queste cose le dicevo al medico. Dicevo: perché non mi aiutate? Perché è l'unica cosa che mi date su queste pastiglie, che comunque non mi risolvono il problema? Potete darmele un attimino, magari in un momento di difficoltà per calmarmi, ma non può essere questa la cura, perché questa non è una cura, ci vuole un progetto, dovete lavorare insieme ai servizi sociali, aiutarmi in qualche modo. Questa cosa non è mai stata fatta fino a che si sono presi mio figlio. All'inizio io sarei dovuta essere rinchiusa insieme a lui, sono durata un giorno, perché poi appena questa cosa è successa io ho cercato subito di denunciare le violazioni dei nostri diritti umani e di far presente alle autorità che avevamo dei diritti, sia io che mio figlio. Perché questi tribunali che compiono questi servizi, visto che lo chiamano servizio, sono tribunali commerciali, si occupano di commercio. Quindi quando noi parliamo di filiera psichiatrica o di bambini venduti, parliamo di com'è la realtà. Sono tribunali commerciali, si occupano di merce, quindi i bambini vengono registrati come negozi giuridici, chiunque vada in Wikipedia lo può vedere, come affari civili, e diventano merce, oggetti di mercato. Il fine è tenerli collocati, perché loro parlano così, collocati il più a lungo in strutture di qualunque tipo affinché possano girare i soldi, perché prendono comunque un botto di soldi, le strutture e tutti quelli che sono coinvolti, quindi è un business. Io non vedo, non sento mio figlio da 3 anni e mezzo,
Ho smesso di prendere tutta quella schifezza, perché era totalmente schifezza, e loro dicono che io non collaboro perché non mi curo, ma io in realtà è non prendendo quella schifezza che mi curo, perché comunque ho recuperato tantissimo delle mie facoltà interrompendo quegli psicofarmaci e interrompendo anche la frequentazione della psichiatria. Io non avevo un disturbo psichiatrico, io avevo una problematica socio-familiare, nel senso che comunque ero madre single e non avevo nessuno fondamentalmente che mi aiutava. Questo era il mio vero problema. Loro però devono trovare un colpevole, un brutto, un cattivo, un qualcuno che fa le cose male. Però non hanno mai detto perché non sono madre idonea, di che cosa sono colpevole, detto cosa ho fatto, dovete dirmi che cosa ho fatto, perché se siamo in un tribunale o ho violato qualche legge o ho commesso qualche crimine, perché se no non mi aiutate, perché non fate il progetto? Avete l'obbligo di fare un progetto per far rientrare mio figlio in famiglia, perché non fate questo progetto? Hanno fatto un progetto, hanno scritto in tutti questi anni un unico progetto è stato scritto, quello di, loro lo dicono affidare, io dico rivendere mio figlio a una famiglia o a una qualche altra struttura. Dopo 5 anni e mezzo che va avanti questa storia, 3 anni e mezzo che io non lo vedo e non lo sento, perché? Perché dico a mio figlio che io non sono d'accordo e non lo posso dire, non posso dire a mio figlio che non sono d'accordo, quindi non lo posso né vedere né sentire. Allora, quello che, a cui io volevo arrivare è, mi sono chiesta in tutti questi anni, ma questa gente o è senza anima o sono robot biologici, quindi eseguono degli ordini ma non hanno anima, oppure devono dire, tutti i giudici minorili e tutti gli assistenti sociali dovrebbero dire, ah, se io avessi una malattia, se io avessi uno dei qualunque problemi che loro si inventano per dire prendiamo i bambini e facciamoli sparire, vorrei che questo succedesse anche a me. Nessuno, io credo, ed è quello che ho continuato a dire a giudici, assistenti sociali, ma voi vorreste questo? Se nella vita, nella ruota della vita, per una qualunque circostanza voi vi trovaste in difficoltà, la cura sarebbe essere rimbambiti di psicofarmaci e perdere il figlio. Vorreste questo per voi stessi? Cioè, quindi noi siamo qua per chiedere che qualcosa di universale e sacrosanto venga rispettato, perché padre e madre sono padre e madre. Se non servivano padre e madre, i bambini nascevano sotto i cavoli e gli assistenti sociali li portavano nei loro orfanotrofi. Invece questi sono bambini nati da padri, madri innocenti di fronte alla legge. Noi abbiamo delle situazioni allucinanti, ti portano via i figli per un qualunque motivo che non esiste. Grazie Elena per la tua testimonianza. Buzz Blog da Torino. We'll be right back.